Amici bianconeri, bentornati dopo 2 giorni di meritato riposo, sia io che voi. Torniamo a parlare di Juventus, una Juventus che torna già in campo dopo domani con la Cremonese. Che Juventus sarà? È una Juventus che tornerà a lottare per lo scudetto. Punteremo sull'Europa League. Calcio mercato, vediamo quello che succede. Allora, prima di approfondire questi discorsi, vi invito come sempre iscrizione al canale per chi non l'ha fatto. Iscrivetevi, è gratis, mi sostenete, io posso sempre essere con voi e attivando la campanellina. Siamo sempre live, mi raccomando, commentate perché voglio sapere la vostra opinione e lasciate un like, un mi piace se il video è stato di vostro gradimento. Poi mi raccomando, scaricate questa bellissima app tutta italiana, numero Diaz, calciomercato, tutta la Serie A, calcio femminile, video, notizie della vostra squadra del cuore e non solo. Scaricate il link in descrizione su questo video. Ladies and gentlemen, madame, messie, signore e signori, mai signore, quelle vere, quelle gobbi bianconiere della vecchia signora, rieccoci qui, un giorno sì, un giorno, ma che Juventus si sarà? Possiamo ancora puntare per lo scudetto, credere solo all'Europa League, il mercato. Allora, partiamo innanzitutto dal campo. Partiamo che dopo domani la Juve scenderà in campo con la Cremonese. Ancora tanti indisponibili. I vari Cuadrado, De Sciglio, Pogba, Vlahovic. Ancora la Juve e Bonucci avevo dimenticato. Ancora tanti indisponibili, però non dimentichiamo che questa Juve, come dire, ha sempre l'asso nella manica. I tanti giovani che devono giocare. Giovani che si sono messi in evidenza innanzitutto in questa amichevole, a partire dallo stesso Sulè, Aké e tanti altri. Perciò una Juve, parliamoci chiaro, non è mai vuota e rosa quando hai dei giovani così promettenti. Basta farli giocare. E guardate, una cosa che è certa, lo stesso Allegri lo ha messo già in passato, non per suo volere, ma per necessità li ha dovuti mettere in gambo e hanno dimostrato di avere un proprio valore. Perciò speriamo che questi giovani ci daranno una forza in più per questa ripresa di campionato, perché è un campionato che io non voglio dimenticare, e ve lo dico, io sono onesto, io credo allo scudetto. C'è poco da non credere allo scudetto ed essere sempre pessimisti, continuare a buttare fango su Allegri, sulla Juve, sui non me ne frega. Io sono, come dice un vecchio presidente, ormai chiamiamolo un vecchio presidente, noi siamo la gente della Juve e la gente della Juve deve sempre credere alla vittoria che sarà. Perciò io allo scudetto ancora ci credo, 10 punti sono tanti, ma è una Juve che può dare tanto, qualcuno può dire, però la situazione societaria può turbare il giocatore. Invece credo che i giocatori la utilizzeranno come modo di caricarsi, per dare uno spunto in più, per darsi una carica in più, perché lo scudetto è ancora tutto da giocare. 10 punti sono tanti, ma non sono niente se parliamo di una Juventus che rincorre. Poi non voglio essere polemico, VAR e arbitri a parte, perché lì sappiamo che poi gli arbitri contano tanto per la Juve. Non torniamo allo scorso anno, quello che è successo, parliamo a quest'anno. La Juve ha pure un'Europa League da giocare, è un'Europa League che la Juve onestamente ha tutte le carte in regola per poterla vincere. Non vedo avversari supero alla Juve, vista l'ultima Juve, nell'ultimo stralcio di campionato prima della pausa mondiale, una Juve che ha subito 0 gol, una Juve che ha vinto e ha convinto anche, non solo ha vinto, anche convinto, anche se ancora qualcuno ha dei dubbi su Massimiliano Allegri. Però come dico, io metto tutto dentro un calderone, io prendo Allegri che è l'allenatore attualmente della Juventus e voglio sostenerlo ed evitare di andare a fare ancora delle critiche che oggi non servono a questi giocatori. Già ne abbiamo ricevute tante critiche riguardante situazione di tutte queste indagini che hanno fatto a casaccio. Io voglio pensare a cambio, voglio caricare il giocatore e poi sono felice perché fra pochi giorni tornerò allo stadio. Si ritorna allo stadio, tornerò insieme a voi portandovi immagini, video e tutto. Perciò positività. Lo scudetto, io ci credo, ditemi la vostra, innanzitutto perché è molto importante sapere se voi credete a questo scudetto. Io penso che ancora uno scudetto molto fattibile. Ancora abbiamo da completare il girone di andata, non dimenticare, e tutto il girone di ritorno. Come dico sempre, chi è un vero juventino deve crederci sempre, punto e basta. Torniamo ora a parlare di calciomercato. Io non voglio tagliarvi le ali, non voglio essere, come dire, rovinarvi la fine delle vacanze. Il calciomercato, vi dico la verità, difficilmente la Juve farà entrate, come suol dire, colpi di teatro a gennaio.
Questa volta penso difficilmente che lui farà colpi di teatro. Poi ci sono quelli, come dire, incastri. Se va via McKennie, se va via Rabiot. Signori miei, oggi la Juve penso che punterà alla rosa attuale fino a giugno. Se ci saranno dei cambiamenti, la Juve inizierà a cambiare da giugno in poi. Ora non è il momento per poter cambiare. Giorni fa discutevamo anche sulla situazione Rabiot. Rabiot sì, Rabiot no, lo rinnoviamo, non lo rinnoviamo. Io non sono pazzo se vi dico questo. Oggi, a gennaio, togliere Rabiot da questo centrocampo, signori miei, è un suicidio. Oggi voi a Rabiot con chi lo... Cioè, non è che è facile sostituirlo. Chi arriva al posto di Rabiot oggi? Nessuno può arrivare. Perciò almeno fino a giugno dobbiamo tenere i denti stretti, perché Rabiot oggi è il punto di riferimento di questo centrocampo della Juve. No, non sono pazzo e non sono neanche incompetente. Questo centrocampo della Juve di oggi non ha giocatori superiori all'esperienza di Adrien Rabiot. Tanti giovani che devono crescere e tanta gente altalenante. Da McKennie, oggi gioca, domani si infortuna. Questa è la verità. Poi a chi abbiamo? Abbiamo Paredes, ma lasciamo stare, ma lasciamo stare, ma lasciamo stare. Idem, abbiamo giocatori come Locatelli, si stanno riprendendo a poco, ma la Juve oggi un punto di riferimento è Adrien Rabiot, a prescindere se si vuole rinnovarlo o meno, ma gennaio è imprescindibile. Non possiamo fare a meno di Adrien Rabiot a gennaio. Da gennaio fino a giugno io penso che la Juve lo deve tenere. Non ci sono sostituti oggi validi che li trovi nel mercato. Non è tanto che Rabiot lo vende, tanto vai a prendere, che ne so, l'Edgar Davids della situazione. Chi non se lo ricorda che Edgar Davids, per il più giovane lo ricordo, è un acquisto della Juve fatto a gennaio dal Milan. Un giocatore che veniva dall'Ajax che sembrava un fallimento, si rivelò una bomba di mercato, ma oggi penso che pochi giocatori a gennaio possono fare la differenza a questa Juventus. E anche per questo vi dico che la Juve deve tenere forte su quei giocatori che ha, dargli fiducia e puntare sui giovani, perché oggi mettere 2-3 giocatori in questa rosa, io poi vedo molto squilibrio a livello di spogliatoio, che può fare sicuramente molto molto male. Non penso che fa bene se oggi chi ha avuto fiducia viene sfiduciato, come i giovani, attenzione, ricordiamoci, perché oggi togliere un Locatelli, un Fagioli in questa Juve vuol dire fargli perdere la fiducia che hanno acquistato e quello che di buono hanno fatto. Perciò io non andrei a cercare giocatori sul mercato, oggi io punterei sui giovani che abbiamo, vero? Nelle fasce sotto abbiamo necessità, ormai sappiamo, Cuadrado una certa età, Alexandro ormai è stato spostato come terzo difensore centrale a difesa 3. Gli esterni ci mancano. Forse qualcosa lì si può fare, ma ricordiamoci che la Juve tiene sempre viva la situazione di tanti prestiti che ha che possono tornare. Perciò possiamo intervenire sicuramente anche portandoci a casa già a gennaio qualche prestito, spendendo pochissimi soldi. Idem a centrocampo. Cerchiamo un giocatore a centrocampo. Io onestamente a centrocampo andrei a riprendere Rovella. Signori miei, io fate nomi, McAllister, già ci basta McCoin americano che è McKennie, già ci va, un altro Mac non lo portiamo, signori miei, facciamoci un bel panino col salame, credetemi che è meglio, perché tutti questi Mac non mi fido, credetemi, non è che tutti vediamo McAllister campione del mondo, anche Paredes è campione del mondo, attenzione! Puntiamo sui giovani, diamo fiducia ai giovani, non scherziamo, non sbagliamo passo e non sbagliamo, come dire, ad allungarci troppo. Ogni giocatore che arriverà in più a centrocampo toglierà un giovane. E io onestamente oggi tutta la vita fiducia a Fagioli. Non lo togliamo, non lo sfiduciamo, che siamo intelligenti a capire queste cose. Oggi la Juve deve rimanere così com'è almeno fino a giugno e giocarci le nostre carte. Se abbiamo bisogno di qualcuno, facciamo tornare i nostri giovani dai prestiti. Che è meglio. Signori miei, allora, oggi questo contenuto intanto finisce qui. Se ci sono notizie bombe, tornerò nel tardo pomeriggio. Noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ve lo ricordo sempre, per chi sempre non l'ha fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un like, commentate e attivate la campanellina. Un vero juventino a vincere ci crede sempre, a prescindere da chi allena e da chi scende in campo. Fino alla fine, forza Juventus, io vi ne vaio, ossa benedica a tutti, ciao.